scherziamo un attimo. Allora, siamo sul ponte di Fornovo che ci condurrà alla, praticamente alla piazza del mercato, dove incontreremo l'assessore Savi. Qua di preciso non sappiamo, ma questo luogo è reso famoso a livello della storia, perché a livello della storia d'italiano, adesso se n'è andato un po' a far benedire, ma pazienza, a livello di storia è reso famoso dalla battaglia di Fornovo, dove non sappiamo di preciso dove è avvenuta. A Medesano, verso Medesano, Felegaro Medesano, però insomma si chiama battaglia di Fornovo. Se inquadri là, sì, però, si vede uno spuntone che non è una, sì, roccia, ma è un... gli avanzi di un pilone, sì, del vecchio ponte che c'era forse nel ponte romano? Era un ponte che collegava le due sponde, di là a Ramiola parte la via Maria Longa, che è una strada pre-romana che arriva sino, che andava sino a Velleia, i crinali, e attraversava il Taro in questo punto qui. Sì. Poi è chiaro che con le piene insomma, è crollato, e adesso usufruiamo di questo ponte. Allora, durante il tragitto che abbiamo fatto nel parco fluviale abbiamo sentito delle storie molto belle, di cui ti chiederò dopo se con WhatsApp mi puoi mandare i nomi che abbiamo detto, in modo di andarli a ritrovare, e nei momenti di pausa io racconterò parte di quello che mi è stato detto, perché ovviamente qualcosa dimenticherò, ma è bello anche questo, no? Il tramandarsi a voce quello che è rimasto delle nostre storie, certo, e fare così. Si faceva un tempo, il tempo era bello quando le storie venivano raccontate nelle stalle o comunque nelle aie d'estate, nelle aie d'inverno, e perché davano la possibilità non solo di conoscere le cose, ma davano anche la possibilità di modificarle, di crearle, sì, di tirar fuori ognuno la propria fantasia, e la storia, da banale che poteva essere, diventava un'avventura magari. E da lì appunto abbiamo scoperto che alcuni avevano delle doti da affabulatore, canta storie, racconta storie, e che non sono piccole cose, ma è una vera e grande dote anche il fatto di saper raccontare e rendere affascinante il racconto in modo da suscitare la curiosità. Quando attraverserete, dopo aver attraversato gli Appennini, di là, almeno in mia conoscenza, c'è un bel cantastorie ancora che è rimasto, che è Brugelli. Ah sì, 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 Brugelli, che è famoso. Che è vicino a Pontremoli. Pontremoli, sì. Sì, lui non è di Pontremoli, ma è... però è sempre in zona lì, molto amico di Zucchero. Zucchero tra l'altro, sì, è di lì, abita è del Reggiano, beh sì, però abita lì con sua compagna, certo. Allora io vedo dall'altra parte del ponte che c'è già il nostro prode Chicco con l'assessore Savi, allora interrompo questa diretta per iniziare la prossima.